Ciao a tutti, ciao a tutti da me e Rosettino Pomettino col suo nuovo cespuglino. Molto bene. Guardiamo che cosa abbiamo qui davanti oggi. Come potete ben vedere, abbiamo qui Sunny Madison, Rainbow Eye, ovviamente nella versione cheerleader. Ok, allora, vediamo un po' dietro la scatola. Eccola qui, possiamo vederle tutte. Tutte, e sai, questa è la mia prima cheerleader. E l'andremo a aprire insieme. Sono anche molto curiosa, Madonna, mi si vede da me. Sono anche molto curiosa di vedere un po' com'è, come non è. Allora, l'ho presa con una super offerta perché? Perché aveva qui la scatola rotta, come si può vedere, e ho notato anche qui. Anzi, ve lo faccio vedere dopo cosa ho notato perché sennò mi si vede il mio riflesso. Adesso direi subito di andarla a levare dalla scatola, almeno non mi si vede il mio riflesso, come si può vedere. Ciao! E poi andiamo avanti. Ok, allora è stato abbastanza complicato, ma ce l'ho fatta. E adesso vi faccio vedere l'altra cosa che volevo farvi vedere. Vedete su questo occhio, esattamente qui, ecco. Io pensavo fossero delle tipo l'occhio rigato così, poi invece mi sembravano dei peletti. Quindi, dopo, appena la apro bene tutta, vado a provare a levarli con la pinzetta. Ok, adesso devo andare a staccare tutta la roba. Lei arriva praticamente solo con il pettinino, niente stand, niente di niente, niente di niente. Devo andare a staccare, metti a fuoco. I robini qui, i plastichini lì, i plastichini di lì e i plastichini là, e poi la vediamo bene. Ok, allora ce l'ho fatta. Tanto che la smontavo tutta dalla scatola, si sono levati i pompon e eccoli qui, praticamente semplicissimo. Guarda che carini, così sono due. E praticamente in teoria, così si incastrano così, giusto? Ah, guarda che trucchetto. E poi lei lo mette dove cavolo vuole. Ma così o così? Sì, se magari inquadro. Cioè, con la mano in dentro, così? No, così non ha senso. Quindi in fuori. Quindi uno. E uno, due, com'era così? Ecco. Più o meno. Questo non si incastra. Ok, beh, dai, carina. Però diciamo che i pompon non glieli lascio su. A parte che non arriva con lo stand, questa cosa qua mi dà fastidio. Perché non mettergli lo stand? Perché? Perché? Anche perché se non si comprano comunque con le offerte, il prezzo comunque non è basso. Quindi uno stendino potevate mettercelo, signori e signori. Poi, quindi arriva col pompon e con il pettinino super giallo. Esattamente così. Eccolo. Non si vede un tubo perché non vuole mettere a fuoco. Un tubo. Molto bene, mica tanto. Poi, allora, vediamola un po'. Leviamo i pompon. E vediamo un po'. Arriva con queste scarpettine qui, carine. Ok, con i calzettoni gialli. Ma perché non mette a fuoco? I calzettini sono molto carini, molto molto carini. Poi questa gonnellina che sembra che sia doppia, ma mi sa che è solo uno, sì, perché poi è tutto unito qua, vedete? È una sola, c'ha le mutandine gialle, ovvio tutta gialla perché dovrebbe avere le mutandine di un altro colore. E poi c'ha la felpa qui, con il cappuccio col buco ovviamente, perché sennò come si fa a metterlo? Ok. Carina, carina, non so lì a spogliarla né niente, anche perché essendo che non ha ricambi di vestiti, non ha un tubo, non ha proprio un tubo, la lascerò esattamente così, a parte i pompon che li metto via. Poi, prima di passare alla faccia, quel coso che ha nell'occhio, stavo guardando i capelli. Ok, guardando i capelli, praticamente stavo pensando perché lei ha sul gel, sentite. E volevo dargli una lavatina perché
però non togliendo i codini, cioè lasciando così, anche perché ha la frangia abbastanza a posto e non è gelata. Ha i codini attaccati con l'elastichino e direi che va bene. È solo un po', secondo me, da sistemare. Madonna, oh, l'ho messa a fuoco. Questa mollettina, metterla un po' più come questa, vedete che c'è una differenza. Questa è messa meglio, questa no. E ok, adesso diciamo che è arrivato il momento di vedere se riesco. Ahia, sono data un pugno. Se riesco a levare i cosi dagli occhi. Vediamo. Operazione molto importante. Oh, l'ho levato, eccolo. Eccolo qui il balordo. Ed è solo uno, quindi. Ah, ce l'ho fatta, l'ho levato, quindi è a posto. Ha qui sul naso una macchiolina nera, vedete qui, ma è proprio che non è che si veda tanto, eh. Non è che si veda tanto. Poi io direi, adesso, anche se non ho lo stand, ho rubato lo stand da un'altra bambolina, almeno posso tenerla in piedi mentre giro il video. Oh, così si dovrebbe fare. Così, vedete? È tutto più semplice, ha tutto più un senso così. Vero, guarda che questo si è girato, vedi anche lui, vero? Vero? Sì. Senti, ha ragione, se, ha lo stand lui, perché non deve avercelo lei? Hai ragione. Molto bene, adesso direi che vado a sistemare questa roba qua, non davanti alla telecamera perché sennò sarà impossibile, e poi vado, andiamo a infagottare per andarle a lavare questa cosa chiamata capelli. Molto bene, ce l'ho fatta. Ho anche notato, tanto che stavo mettendo a posto le mollettine, vediamo se riesco. Sulla c'è scritto Cheer, ok, sull'altra c'è scritto Go Team. Non me ne ero accorta, non me ne ero accorta. E invece sui fiocchetti c'è solamente scritto Rainbow. Ok, adesso leviamola dallo stand che non è nemmeno il suo e è pronta ad essere infagottata con la salviettina del Chopeton. Mettiamo bene qui, poi la mettiamo un po' meglio qui, facciamola girare un po' così e adesso prendiamo l'altro pezzo, oh, mamma, per fare così. La sto infagottando malissimo. È tutto più complicato fare le robe con il telefono davanti. Sì. Adesso è giunto il momento di andare dalla parrucchiera. E sì, magari cerco anche un po' di sistemare meglio questo fagottino. Che dici? Rosettino, fa rima con fagottino. Ok, eccoci qui dalla parrucchiera. Mi sa che questa volta qua sarà più complicato del solito lavarli i capelli perché comunque c'ha i codini, non voglio staccare niente, tutta carina così. E proviamoci, vediamo quel che ci fa, che ci va. Acqua, shampoo, sciacquo, balsamo, sciacquo, pettino, sciacquo, asciugo. Olè. Allora, ho fatto lo shampoo e guardate che differenza di colore c'è adesso tra i capelli asciutti e quelli bagnati. Questi sono quasi arancio. Adesso passo al balsamino e pettino e sciacquo molto, molto bene. Molto bene, adesso schiaccio bene i capelli, così, poi prendo un'altra salviettina del Chapeton e vado a togliere più acqua possibile tamponando. Ok, che bella inquadratura. E adesso andiamo ancora sul tavolo, così riesco a fare anche le cose meglio. Molto, molto bene. Eccoci qui. Allora, vado avanti a tamponare finché non si asciugano un pochino. Ok, qua sto ribaltando todos. Ok. Direi che ci siamo quasi. È stato abbastanza complicato non toccare i capelli su. Ad un certo punto pensavo di essere salita troppo con l'acqua, però direi che ce l'abbiamo fatta. Vedete, i capelli sono ancora mossi come erano prima. Vedete?
Adesso però la rimetto su, la. Tolgo il fagotto. Ok. Dovrò preoccuparmi. No, procurarmi, ecco la parola giusta. Uno stand anche per lei, perché se lo merita. Adesso la giriamo. Prendo il pettinino e do una pettinatina. Forza. Ecco qui. Una. E facciamo anche l'altra. Un po' più avanti, se no non si vede, signorina Sunny. Davvero bellissima comunque, devo dire che è stupenda. Questa nell'edizione normale non ce l'ho. Non ancora, ma non perdiamo le speranze. Ora, diamo ancora una tamponatina, così le si aprono anche i capelli. Ecco, lasciamole asciugare un po' i capellitos. Mettiamo la dritta e mettiamola qui. Tac. Bellissima. Allora, ho aspettato che i capelli si asciugassero un bel po' per continuare. Ecco qua, vedete? I capelli sono quasi asciutti, almeno la maggior parte, non tutti, la maggior parte sono asciutti. E come vedete, confronto all'inizio, vedete qua sono ancora un po' bagnati, però vabbè, la parte asciutta, questa parte qua, è molto 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 più morbida. Il mosso è rimasto comunque. Quindi missione compiuta, i capelli sono molto molto più belli e yes, però non resisto e voglio cambiargli la giacchettina. Lo so, praticamente ci ho provato a non farlo, ma non ci sono riuscita. E quindi ho qui davanti a me due toppettini di altri bamboline, di altri Rainbow. E ho deciso tra questa con scritto Rainbow e questa tutta bianca. Questa punta sull'oro e lei ha i codini oro, quindi secondo me ci potrebbe stare. O se no questa. Io direi adesso io ne proviamo sia uno che l'altro e poi vediamo. Poi quando verrà più freddino le rimetterò la sua felpina, ovviamente. Allora, la prima è così. Direi che è un po' troppo vuoto, secondo me. Per il look che ha su, vedete, mettiamola così perché non ci vuole adesso metterla sullo stand e allontanarla e tutto. Secondo me questa è un po' troppo. Proviamo l'altra. Mi danno un po' più vibes. Ok, io direi che così ci siamo proprio. Ci sta molto bene il fatto che c'è l'oro qui e volendo, signori e signore, abbiamo anche l'oro qui, oro dappertutto, oro, questo non vuole entrare. Signorina, entra. Oh, sì, ok, così devo dire che è nettamente meglio. Ovviamente questa stava meglio, però signori e signori fa caldo e anche cosa ne pensi tu, pomettino? Direi che hai assolutamente ragione, è molto più carina così. Ovviamente anche voi fatemi sapere se preferivate questa qua tutta bianca, che non c'è un tubo da vedere, questa qui che non si vede con la scritta Rainbow, sì, Rainbow nera e oro e fatemi sapere. Quella che preferite. E niente, allora la roba che è arrivata praticamente tutta qua, ci ho messo il toppettino, ma perché ce l'avevo già. E niente, Rosettino saluta, che adesso dobbiamo chiudere il video perché abbiamo finito. Guardate che sciccheri. E niente, fatemi un po' sapere, mi raccomando. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao.